Il nostro segmento artistico, che va sotto il titolo di Siparietto, si occupa oggi dei premi David di Donatello, che sono la festa del cinema italiano con il suggello dei riconoscimenti per il miglior film, il miglior attore, e via dicendo. Bene, quest'anno si dice da più parti che è stato premiato, come dire, il film del reale, nel senso che se si riferisce ad un episodio avvenuto nel 1988 in una borgata di Roma, la Magliana, con una storia terrificante che non vogliamo raccontarvi. Il film premiato, 9 statuette, si chiama Dogman, cioè Dog cane, man uomo. Ecco. E a Roma si parla di questa storia con il titolo Er Canaro, ecco il cane. Noi vogliamo però chiedere ad Emilio Razzato, che è il critico cinematografico dell'Osservatore Romano e che ci porta per mano nel mondo della celluloide, ecco, stilisticamente come si presenta questo film, ecco, quali sono le qualità, che cosa ti ha convinto e che cosa non ti ha convinto. Allora, Dogman vince quindi ben 9 David di Donatello. Intanto una considerazione di carattere generale, 9 premi a Dogman e il resto è un po' il vuoto quest'anno nel cinema italiano, quindi dobbiamo preoccuparci, non lo so. Sembra quasi che c'è stato soltanto questo film di valido, in effetti un po' è così. Allora, Dogman è un film molto realistico. C'è da dire questo, che Garrone, secondo me, è forse un regista un po' sopravvalutato, nel senso che è un grande esperto di scenografia, sa benissimo sfruttare le location più desolate, più povere, più degradate del nostro paese e renderle, dargli un senso del tragico. Questa è un'ottima qualità, per carità. Non è poi però un regista che ha una grandissima poetica, non stiamo parlando insomma di un Fellini, di un Antonioni, è un regista che non a caso a un certo punto ha preso una digressione strana con quel racconto dei racconti, un buon film di favole, ma non so, Fellini avrebbe mai fatto una cosa del genere. Quando uno ha qualcosa di forte a dire, un mondo personale a dire, non si prende certi excursus. Quindi, però è sicuramente un ottimo, secondo me è un ottimo tecnico, non a caso ha vinto anche molti premi tecnici Dogman. Grande scenografia, un'ottima fotografia, rende benissimo quell'atmosfera malsana di certi ambienti degradati italiani. Oltre a questo, non vedo delle grandissime qualità registiche, anche dal punto di vista drammaturgico, non ci sono grandi cose nel film, però ottime interpretazioni e appunto un'ottima atmosfera che cala lo spettatore proprio in quegli anni e in quell'atmosfera. Bene. Questo. Grazie per questo profilo e buon lavoro, Emilio. Grazie, a Grazie. risentirci, grazie.